Ciao a tutti i nostri amici, benvenuti alla videovisita della casa decorata. Grazie a tutti. Ricordatevi che potete mettere mi piace anche a questo video qui. La casa decorata è a Villanova, è abbinata ad un lato, abitabile subito. Ci sono alcuni lavori di ammodernamento che sono in fase di ultimazione e che vedrete anche nei filmati che abbiamo fatto. Con la nostra applicazione, per prima cosa, e con l'aiuto di Google, vi mostro dov'è Villanova di Bagnacavallo e quanto è vicina ai servizi del paese la casa decorata. Villanova di Bagnacavallo è nella parte alta destra dello schermo e dista 7 minuti da Bagnacavallo. La casa decorata è ora nella parte bassa sinistra dello schermo ed in 3 minuti possiamo andare a fare la spesa al supermercato. La casa decorata è ora in basso a sinistra dello schermo ed in 1 minuto andiamo in farmacia. La casa decorata è in basso a sinistra e in 3 minuti possiamo andare a vedere il museo delle erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo. Ed ecco la casa decorata, abbinata su un lato. Questo è il fronte della casa e vedete la porta d'ingresso aperta. Avete visto dove si trova la casa decorata? Ora sono nell'ingresso, dietro di me vedete i due attaccapanni. La casa decorata è in alcuni ambienti un po' originale e questi manichini fungono da attaccapanni. Non fatevi ingannare dall'arredamento nella cucina, dove c'è un grande divano. È una sistemazione provvisoria perché il divano poi andrà nel salotto che è in fase di ultimazione. Bene. Prego, accomodatevi, siamo qui per vedere gli ambienti interni, entrate pure. L'ampio ingresso ci porta nella sala, nella cucina, nel bagno e anche alle scale che salgono al primo piano. La cucina è grande, è abitabile, con due belle finestre che la arricchiscono di luce naturale. Questa cucina può contenere tranquillamente la zona cottura, come vedete sullo sfondo, il tavolo da pranzo e le sedie. Quando sarà possibile potrete invitare i vostri amici per una bella cena. Vi accompagno ora nella sala. Attualmente è usata come camera da letto, ma siamo al piano terra, a fianco alla cucina. Potrebbe diventare il vostro salotto. Generoso nelle dimensioni, con la finestra su una sola parete e la possibilità di usare le altre tre pareti per l'arredamento e la personalizzazione, adattandolo alle vostre esigenze. Vi accompagno ora in bagno. Completa il piano terra insieme ad un bel disimpegno che vi mostro tra poco. È finestrato e di discrete dimensioni. Dotato di box doccia, accoglie anche la caldaia. Tutti gli impianti della casa sono indipendenti. Eccoci ora nel disimpegno. Queste sono le camere meno nobili di una casa, ma non per questo meno utili. In questo vano si può ricavare un comodo ripostiglio e la porta che accede verso l'esterno consente di accogliere comodamente le vostre biciclette. Abbiamo visto la zona giorno ed ora saliamo le scale e vi accompagno nella zona notte. Vedrete le due camere matrimoniali, una camera singola e il bagno, che è di piccole dimensioni, ma si può ampliare semplicemente spostando un muro. Tutti questi cambiamenti vi consigliamo, vanno sempre fatti con l'approvazione e la supervisione di un tecnico. Evitiamo così di creare degli abusi edilizi. Prego, salite! Questa è la prima camera matrimoniale, una bella camera di ampia metratura che consente di accogliere il letto matrimoniale, l'armadio plurianta, i comodini e un grande mobile TV. Questa è la seconda camera matrimoniale, un ambiente di grandi dimensioni, con la possibilità di essere scaldato da questa stufa particolare, di origine russa. Ne avete mai visto una così?
Roberto ci assicura che scalda moltissimo. Eccoci ora nella terza camera, una camera singola di buona metratura. Accoglie il letto, l'armadio, la scrivania. La videovisita è quasi terminata. Questa è l'ultima camera della zona notte. È un jolly. Se il un'ulteriore camera da letto, lo può diventare. Oppure sarà un bello studio, un secondo grande ripostiglio al piano. Decidi tu come usarla. La zona notte è completata dal bagno. Come dicevamo, è di piccole dimensioni, ma basta spostare il muro sulla sinistra per ampliarlo.